noi è un piacere ospitare ovviamente questa bellissima comunità americana. It's a pleasure to have you here today and please thank you for being here. Ecco. Ora passiamo la parola al sindaco della città di Canosa, dottor Vito Malcangelo. No, Vito Malcangelo, neighbor with FB. E poi saluteremo il nostro presidente dell'associazione Alma Aeronautica di Canosa di Puglia. Now, then we talk the member of the president of the association of aeronautics. E poi abbiamo l'assessora alla cultura Cristina Saccinto e l'assessore agli eventi Saverio Di Mundo. Then we have the two in charge of the events and the culture. Perfetto. Allora possiamo accomodarci e dare inizio alla cerimonia. Ecco, è possibile parlare con la signora? Qui? Saluto gli ospiti, i nostri grandi ospiti, la nostra rappresentanza quindi della comunità americana. She is welcoming you and she wants to thank you for being here. Il presidente dell'associazione Arma Aeronautica, Franco Di Pinto, il maresciallo Franco Di Pinto. E il professore Tommaso Caporale per aver dato l'input, per aver dato avvio a questa iniziativa. And she is thanking as well the Marshal Franco Di Pinto and the professor Tommaso Caporale. Caporale. Per aver quindi promosso questa iniziativa che il direttivo dell'associazione Arma Aeronautica con il presidente, il maresciallo Di Pinto, ha accolto e ha veramente promosso con il patrocinio del comune di Canosa. Yeah. So she is thanking them for you to be here because they allowed you to the organization of this event. Nell'ambito del trentennale della costituzione dell'associazione dell'Arma qui a Canosa di Puglia. This event is taking place because this year we had the 30 year of the association of Arma Aeronautica of Canosa. Istituita l'11 giugno del 1993. That was established in the 11 June of the 93. Nell'ambito anche di un altro anniversario importante, che è quello del centenario della dell'Arma Aeronautica. We had the 100 year anniversary of Arma Aeronautica, so the Air Force of Italy this year. Quindi siamo lieti di avervi e con l'auspicio di poter anche conoscere meglio la nostra città e il nostro patrimonio storico e archeologico. Okay. It's a pleasure to have you here, since you here can appreciate the
attesa della cerimonia che si svolgerà domani nella borgata di Loconia, oggi potremo essere ospiti della sezione dell'Associazione dell'Aeronautica, dove credo sia stata allestita una mostra. Since we are waiting for the tomorrow event, today we are going to enjoy the display that we have in the building of the Aeronautica Association. Quindi nella attesa della giornata di domani che ci vedrà impegnati nella borgata di Loconia, oggi staremo qui a Canosa per la mostra e per altre iniziative che il Presidente con il direttivo dell'Associazione hanno intrapreso per l'accoglienza dei nostri ospiti. Okay. So, for your welcoming, today we are going to join some events that they have organized for you. Ora passiamo la parola invece al presidente dell'associazione Aeronautica, Francesco Di Vito. Allora, io vi ringrazio di essere venuto in Canosa, è davvero con orgoglio che vi accogliamo e speriamo di aver fatto il nostro meglio per quanto riguarda il ricordo delle vittime dell'evento del 1° marzo del 1945. Grazie presidente. Fermati un po'. Grazie presidente. It's very grateful to have you here. I didn't get the question.
your husband, your best memory about him? Oh. Just that he was very proud of his military and was, that's what he meant mostly, that he was proud of being in the Army, mm-hmm. the Air Force. Quindi ha detto che era molto orgoglioso di stare nell'esercito, cioè quindi era cioè, la ricorda come una persona molto, molto fiera di quello che faceva. Okay. Grazie. Allora diamo la parola invece al sindaco di Canosa, dottor Vito Marcano. Okay, allora, buongiorno, grazie di essere qui. Ringrazio la mia associazione. Okay, she thanks you for being here and I want to thank to the association. Tutti noi abbiamo studiato nella storia quanti come gli americani ci abbiano aiutato. Everybody knows about how Americans did help Italians in the first time of war. Io poi ho una ciò che è successo a Pantanella l'ho vissuta. He's saying that he lived in first person what happened to Pantanella. Perché gli americani utilizzarono la mia masseria come base militare. Okay. So because Americans used to have a use of his is asylum, his farm as a military outpost. Ricordo che mia madre, che era piccola, o comunque adolescente, riceveva, non vedeva l'ora di ricevere la cioccolata dagli americani. Quindi erano tutti i miei parenti erano lì ad aspettare che gli ufficiali scendessero dalle stanze per his relatives was very happy about Americans staying since they used to bring them chocolates. So yeah, they waited that Americans came to them to bring the chocolate. Oltre a, a ascoltare nuova musica, perché la musica che avete portato voi in Italia non c'era, quindi avete fatto tanto, oltre a tutto quello che la storia ci ha insegnato, mi serviva, volevo ringraziarvi anche per queste piccole cose di quotidiano. And their relatives was very happy about the fact that Americans here used to bring to us even good music that we didn't use to listen. Quindi, grazie. So, thank you. Del
trentesimo anniversario dell'associazione Arme Aeronautica Sezione di Canoni di Puglia. And the 30th anniversary of the Association of Air Force of Canoni di Puglia. La targa alla memoria e ricordo della giovane. The memorial plate in memory of young. Giovane vita spezzata durante l'esplosione dell'ex. Young lives that has been stolen by the explosion. Dell'ex aeroporto Pantanella presso Locconia. That had been placed in the airport of Pantanella. Fulgido esempio di virtù umana e militare. Okay, an example of proudness and. And the strength of the military force. Grazie. Che hanno lì questa targa. Thank you. Grazie. Facciamo una foto qua tutti quanti. Un attimo, scusate. E ora da parte del sindaco. Questo è più comodo da portare in aereo. This is better for the travel. Se la gira. L'emozione. Il sindaco e l'amministrazione comunale. Ok, the mayor and the local administration. Onorati della presenza della comunità americana. Honored by your presence. Di Sioux Falls, nella città di Canosa. Ok, of the Sioux Falls in the Canosa town. In occasione del centenario dell'Arma Azzurra, for the 100th anniversary of the Air Force, e del 30th anniversario dell'associazione Arma Aeronautica di Canosa, and the 30th anniversary of the Air Force Association of Canosa. Sono lieti dell'amicizia nata. They're pleased from the friendship that. Dalle comuni esperienze storiche. From the connected historical experiences e sociali di entrambi i territori and social of both the territories. Ringraziamo anche i figli
she is thanking you, the sons of the lady that came here. Grazie a tutti per essere intervenuti, grazie per la vostra presenza e come auguriamo a tutti buona giornata, sono comunque per la vostra. Prego. Sindaco Vito Marcangio, con la sottoscritta e l'assessore Saverio De Muso. E siamo lieti di avervi qui a Canosa e di poter ricordare un momento importante della nostra storia e di celebrarlo in occasione del 30° anniversario della sezione dell'Arma Aeronautica, dell'Associazione Arma Aeronautica qui a Canosa di Puglia, che si è istituita, è stata istituita esattamente nella giornata di oggi del 1993, 11 giugno 1993, e nell'ambito di una celebrazione ancora più importante, di una ricorrenza ancora più importante, che è il centenario dell'Arma Aeronautica. E quindi la nostra giornata è già cominciata nell'aula consiliare, proseguirà qui nella sede della sezione dell'associazione con la mostra che ora il presidente maresciallo Franco Di Pinto e la dottoressa La Barbuta vi descriveranno e illustreranno, e proseguirà domani mattina nella borgata di Loconi a partire dalle ore 10 con lo scoprimento della tavola e del cippo commemorativo dell'esplosione verificatasi a Pantanella delle vittime, in ricordo delle vittime del giorno, della giornata del 12 giugno. E proseguirà poi con la Santa Messa, che sarà celebrata presso la chiesa di Sant'Antonio, sempre a Loconia. Quindi grazie per essere intervenuti e ringraziamo soprattutto l'associazione, il presidente, il direttivo tutto, per aver promosso con il patrocinio del comune di Canosa questa splendida iniziativa che ricorderà a tutta la comunità canosina un momento storico importante che per molti anni forse possiamo dire è stato tenuto in sordina e che quest'anno porteremo alla luce dell'intera comunità canosina. Grazie. Display of the play, the play of the
Oh, buongiorno a tutti e grazie per la vostra gradita presenza. Oggi ricorre il 30° anniversario della costituzione dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, sezione di Carosa di Puglia. Considerando che tale ricorrenza ricade nel centenario dell'aeronautica militare, il Presidente, unitamente al direttivo e soci tutti, hanno voluto organizzare una mostra storica, fotografica e documentale dedicata all'ex aeroporto di Pantanella. L'incondizionata disponibilità fornita nell'opera meticolosa di ricerca ed esposizione della documentazione storica fotografica, oggi resa disponibile, hanno permesso la rievocazione dei momenti di vita vissuta nel campo e nei suoi dintorni durante il determinato apporto fornito dagli alleati nell'opera di liberazione. Non mi dilungo ulteriormente, se non per ringraziare tutti quanti si sono adoperati per la buona riuscita della mostra, tutte le autorità civili, militari e religiose intervenute ed in particolar modo al Presidente della Società di Storia Patria, Pasquale Iva, e la studiosa di archeologia contemporanea, dottoressa Maria Nunzia Labarnuta, ai quali cedo volentieri la parola dichiarando aperta la mostra dedicata all'ex aeroporto di Pantanella. Viva l'Italia! Viva l'aeronautica militare! Viva la città di Pantanella! Viva la città di Pantanella! Viva la città di Pantanella! Ok, c'è la dottoressa adesso Anna Barbuta, il quale ci fa vedere qualche immagine. Ma io un po' più dietro, si faccia un bel ventaglio. Certamente sì. Facciamo un ventaglio che fa caldo anche. Se mentre lei proietta, se qualcuno può fare in giro per le foto. Liberators, bombardieri americani strategici a lungo raggio,
L'esplosione fu attribuita a un difetto di costruzione di una delle bombe per aereo di 320 kg, che con lo scoppio provocò il grande disastro. Di seguito i nominativi delle vittime. Giovanni Candida, Sabino Caporale, Gennaro De Risanti, Pasquale Di Palma, Francesco Forina, Luigi Forina, Savino Rinella, Antonio Tutturro e Agostino Eulisse. Verrà eseguita la cerimonia dell'alza bandiera con l'esecuzione dell'inno nazionale cantato da tutti i partecipanti. Avverrà ora lo scoprimento della targa commemorativa da parte del presidente dell'Associazione Arma Aeronautica, sezione di Canosa di Puglia, luogotenente Francesco Di Pinto, e da Carol Lee, coniuge del veterano Oral Lee. Il sacerdote Don Nicola Caputo procede alla benedizione della targa commemorativa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Carissimi, la storia di un popolo ha nelle sue feste, commemorazioni nazionali e locali, un momento forte di presa di coscienza di ciò che costituisce il fondamento e la norma del bene comune, in una tavola di valori che deve rifarsi a Dio Padre, da cui discende ogni vincolo di fraternità. Per dare voce a questa consapevolezza e superare il disagio che emerge dal divario fra il progetto e la realtà, siamo invitati a guardare Cristo, che sulla croce ha stabilito il patto universale di riconciliazione e di pace.
in lui, primogenito tra molti fratelli, si infrangono le catene di ogni schiavitù e si aprono nuovi orizzonti di solidarietà nella giustizia, nell'amore e nella pace. Preghiamo insieme, proteggi il tuo popolo, Signore, per la nostra Italia, perché fedele alla sua tradizione cristiana, con l'aiuto di San Francesco d'Assisi e di Santa Caterina da Siena, custodisca i valori che fondano la sua millenaria civiltà e concorra efficacemente all'edificazione di una vera casa comune della nuova Europa. Preghiamo. Per la nostra terra, perché nello sviluppo scientifico e tecnologico non vada perduto il bene di una stabile armonia fra i cittadini della stessa patria, fra gli uomini e l'ambiente naturale, fra le creature e Dio, Creatore e Padre, preghiamo. Per coloro che hanno pubbliche responsabilità, legislatori, governanti, amministratori, tutori della libertà e dell'incolumità dei cittadini, perché sempre attenti ai bisogni dei più deboli e indifesi, promuovano con onestà e saggezza ciò che giova alla crescita di tutto il popolo, preghiamo. Per coloro che hanno servito la patria fino al sacrificio della vita e per i caduti nella difesa del bene comune, perché il Signore li accolga nella pace dei giusti e il loro ricordo sia per tutti noi monito efficace alla lealtà e alla concordia, preghiamo. Con fiducia ci rivolgiamo al Padre con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Benedetto sei tu, o Dio nostro Padre, sorgente di speranza e di vita. Da te discende la forza dello Spirito che trasforma l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi. Illumina e protegge la nostra patria, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che i cittadini e governanti mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana, di cui si è fatto garante Cristo, nostro Redentore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Per la fraterna intercessione dei santi patroni d'Italia, Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, di Antonio da Padova, patrono di questo borgo, Sabino, patrono della città di Canosa, il Signore vi custodisca sotto la sua protezione. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Prende la parola il presidente dell'Associazione Arma Aeronautica, sezione di Canosa di Puglia, luogotenente Francesco Di Pinto. Buongiorno a tutti. In occasione del trentennale della costruzione della selezione Arma Aeronautica Sezione di Canosa di Puglia e nell'ambito del centenario dell'Aeronautica Militare,
abbiamo voluto dare il risalto al contributo offerto dalla componente aerea alleata rischierata su uno degli aeroporti pugliesi situato nelle vicinanze di Bologna, incontrata Pandarella. A tal riguardo, nella giornata di ieri abbiamo allestito presso la nostra sede associativa una mostra statica, storica e documentale della vita operativa quotidiana dell'aeroporto americano di Pandarella, ivi compreso del tragico evento accaduto il 1 marzo 1945, in cui, a seguito di un'esplosione di un deposito di munizioni in località Forno Vecchio, spirarono 30 operatori tra militari e civili, di cui ben 9 nostri concittadini. Al fine di non permettere che il tempo faccia cadere nell'oblio il loro sacrificio, l'Associazione Aeronautica Aviatori d'Italia, Sezione di Carosa di Puglia, ha fortemente desiderato la realizzazione di un cippo con targa a perenne ricordo delle succitate vite accidentalmente perite durante le predisposizioni di operazioni correlate nell'effettuazione di missioni volte a ristabilire la pace. Per la buona riuscita degli eventi summenzionati vorrei ringraziare il sindaco, il dottor Vito Marcangelo, e la sua amministrazione per la loro presenza e il loro sostegno. Il comandante del 32esimo stormo di Amendola, colonnello pilota Roberto Lassarotto, per aver accettato l'invito a suggellare la circostanza e per aver fornito il prezioso supporto nell'odierna manifestazione. Ringrazio le autorità civili, militari e tutte le associazioni combattentistiche e danne intervenute, nonché il nostro consigliere spirituale Don Nicola Caputo per la vicinanza e le parole di conforto rivolteci. Ringrazio il presidente della società Storia Patria, sezione di Canosa di Puglia, Pasquale Ieva, e alla dottoressa Maria Annunzia Labarbuta per il prezioso contributo di ricerca storica. Ringrazio altresì i parenti dei veterani americani, i quali, affrontando un lungo viaggio dagli Stati Uniti d'America, hanno voluto fortemente essere presenti all'odierno evento per dare la loro convinta testimonianza. A tal proposito, permettetemi di fare un particolare ringraziamento al presidente del 464esimo gruppo, Tom Willy, per il suo sostegno. Ringrazio le forze dell'ordine e l'associazione di volontariato presenti, i rappresentanti delle attività produttive locale e del territorio che hanno collaborato e che tanto investono per il futuro progresso del Paese, nonché la cittadinanza tutta per il calore e la vicinanza manifestate. Infine, permettetemi di ringraziare il presidente regionale dell'Associazione Arma Aeronautica, colonnello Michele Bituelli, per averci fornito e sostenuto nell'iniziativa, per esserci stato sempre vicino in tutta l'organizzazione. Il suo aiuto e i suoi consigli sono stati sempre stati di grande utilità. Grazie di cuore per quello che avete fatto, soprattutto per non dimenticare quando hanno sacrificato la loro vita affinché oggi tutti noi potessimo godere della libertà. Viva l'Italia, viva l'Aeronautica Militare, viva la città di Canosa di Puglia e la borgata di Locona, viva l'Associazione Aeronautica Canosa di Puglia. Prende la parola il comandante del 32esimo stormo, colonnello pilota Roberto Massarotto. Buongiorno a tutti. Sono particolarmente lieto di rivolgere il più cordiale e rispettoso saluto a tutte le autorità civili, religiose, militari e ai presidenti delle associazioni combattentistiche d'arma intervenute quest'oggi. Special thanks also for our friends came here from the US. We really appreciate your presence today. Con questa cerimonia semplice ma ricca di significato ricordiamo 30 vittime, di cui 9 di Canosa e di Puglia, che persero la vita nell'esplosione del deposito di munizioni in agro di Canosa, avvenuto nel 1 marzo del 1945. Ricordare chi ci ha preceduto serve a rafforzare il sentimento di unione e appartenenza al nostro paese e alla nostra comunità. Ricordare serve a migliorare.
non c'è futuro senza ricordare ciò che è avvenuto in passato. La nutrita presenza di personale conferma l'importanza e l'alto livello di questa iniziativa, l'incontro. La Regia Aeronautica prima, l'Aeronautica Militare poi, contano moltissime vittime tra i propri aviatori e l'unico modo per restituire loro la dignità è non dimenticare, ricordare sempre ciò che è venuto in passato, sia nel bene che nel male. In questo senso assume particolare rilevanza la cerimonia odierna, fortemente voluta dall'Associazione Arma Aeronautica, sezione di Canosa, di Puglia, e dal suo presidente. Questa cornice, inoltre, è per noi un'opportunità di valorizzare al meglio il ruolo della Forza Armata nel sistema paese e rappresenta anche l'occasione per testimoniare il nostro lavoro, il nostro servizio a favore della collettività, la nostra passione, la nostra volontà di operare con orgoglio e la generosità di sempre, con la gente e per la gente. I just say that there's no future if you don't remember what happened in the past. So, in order to get a better world, we need to remember the good and bad things that happen. Viva l'Aeronautica Militare, viva l'Italia! Prende la parola il sindaco della città di Canosa di Puglia, dottor Vito Malcangio. Autorità civili e militari, associazioni militari e forze dell'ordine in congedo, associazioni di volontariato, cittadine e cittadini. Buongiorno a voi tutti e grazie per la partecipazione al 30° anniversario della costituzione dell'Associazione Arma Aeronautica Sezione di Canosa di Puglia, intitolata alla memoria del Maggior Generale Giovanni Del Vento. Lo scorso 28 marzo 2023 l'Italia intera ha celebrato il centenario della fondazione dell'Aeronautica Militare Italiana, un'eccellenza del nostro Paese, una forza armata che ha dimostrato dinamicità e che in questi primi 100 anni si è contraddistinta per lo spirito di squadra e senso del dovere. Numerose le sfide, complesse e impegnative, che sono state affrontate fino ad oggi con continua e costante evoluzione nel campo scientifico e tecnologico, che ha permesso all'Arma Azzurra di contribuire e non poco alla sicurezza nazionale in sinergia con tutte le altre forze armate. È incomabile l'impegno profuso da un anno a questa parte in soccorso al popolo ucraino, come anche a quelle alle popolazioni vittime di calamità naturali. Basti pensare alla Turchia, alla Siria e alla nostra Emilia-Romagna. Nella nostra città, da 30 anni a questa parte, l'Arma Aeronautica è stata da sempre degnamente rappresentata e oggi siamo qui nella borgata di Luconia anche per rendere omaggio ai loro costanti impegni che dall'11 giugno 1993 ha trovato concretizzazione attraverso molteplici fondi. Per questo ringrazio il Presidente dell'Associazione Arma Aeronautica di Canosa, Francesco Di Pinto, il Consiglio Direttivo e tutti i soci che con tanta abnegazione operano per il bene della nostra comunità. E è proprio per questo che oggi abbiamo già proceduto allo scoprimento del cippo dedicato ai decaduti dell'esplosione dell'ex aeroporto Pantanella. Sì, perché ricorda il passato, ricordare il passato è fondamentale, trasmetterlo alle nuove generazioni ancora di più. Grazie. A così termine la celebrazione di commemorazione della tragedia di Pantanella. Le autorità e tutti i gentili ospiti sono invitati alla celebrazione eucaristica presieduta da Don Nicola Caputo e concelebrata da Don Nicola Fortunato presso la chiesa di Sant'Antonio da Padova. Si ringraziano per la partecipazione le autorità e la cittadinanza intervenuta.